gesta per molti anni dei ciclisti sulle strade d'Italia, oggi viene a Mileto per presentare questa tappa, la settima del prossimo Giro d'Italia, che già sulla carta si può vedere impegnativo. Sì, ma soprattutto è un piacere essere a Mileto, perché Mileto ha una vocazione ciclistica grazie soprattutto a Mimmo Puzzoni. Io conoscevo Mileto prima degli anni 70 attraverso i libri di storia, no? La Magna Grecia, poi ovviamente l'epopea normanna di Ruggero d'Artavilla, ma finalmente negli anni 70, grazie al ciclismo e grazie soprattutto a Mimmo Puzzoni, la conoscenza con Mileto è stata di natura diversa, perché qui adesso, a parte le battute, io credo che Mimmo abbia avuto il pregio di concretizzare quella che era una vocazione sportiva, una passione, un entusiasmo per il ciclismo, e lui l'ha trasformato da sogno in realtà, da cosa vista attraverso la televisione, attraverso i racconti. Diciamo pure che prima ancora gli sportivi calabresi avevano apprezzato una settantina di anni fa le imprese di Fausto Coppi, no? Sulle strade della Calabria, ci sono delle imprese veramente magistrali di Coppi in Calabria. E poi negli anni 70, grazie alla fine degli anni 70, con l'impegno, la passione, l'entusiasmo di Mimmo, è arrivata per esempio non solo il passaggio con i traguardi volanti, credo che poi qui ci sono anche dei ricordi di imprese di questo genere. Prima voi avete visto Francesco Moser, qui è passato in maglia rosa, mi pare nell'82, adesso vado un pochino a memoria, ma soprattutto con la Corsa del Sole, con tantissimi grandi personaggi che poi sono diventati, la Corsa del Sole era per dilettanti, ma poi li abbiamo tutti ritrovati, da Berzin, Potenzana, Coppolillo e soprattutto Marco Pantani. Ecco, Marco Pantani che qui non solo ha vinto una tappa, è arrivato secondo, mi pare, dietro Castro in un'edizione, ma poi ha dimostrato un tale affetto nei confronti della corsa e degli organizzatori, che io lo ricordo, c'ero anche io, credo che fosse nell'86, quando ci fu la presentazione di un'edizione nel 96, dell'edizione della Sei Giorni del Sole, che era già arrivata a 6 giorni, a 6 giorni, e lui, nonostante fosse incidentato, venne con le stampelle e venne a presentare, ad essere presente quella sera in cui presentammo quell'edizione. E questa è una dimostrazione di affetto. Io credo che, ecco, chi ha avuto la fortuna, come ho avuto io l'occasione, di incontrare Bulsomi, di incontrare gli altri amici che lo aiutano, lo hanno aiutato nell'organizzazione delle competizioni ciclistiche, si è stabilito un rapporto che non è più professionale ma è di affetto. Il giudizio del giornalista, che è anche un tecnico evidentemente, su questa tappa che da Mileto porta a Camigliatello? Fra l'altro il Camigliatello è la seconda volta. Io prima ricordavo quella giornata di Moser, no? In cui lui è passato con la maglia rosa, e Camigliatello è un arrivo impegnativo, in sostanza. Siamo nella prima settimana, perché la tappa di Mileto è la settima del giro, quindi siamo ancora a un terzo, però io credo che, ecco, quel pomeriggio, dopo l'arrivo a Camigliatello, dopo la partenza da Mileto, forse potremmo già cominciare a capire qualcosa, o quantomeno a scremare un po' il campo dei possibili favoriti.